Autobiografia di Sergio Olivieri. Chi è realmente? Confesso di essere un anticonvenzionalista, burbero, dannatamente incapace di adeguarmi a questa società. La mia vita? Certamente disordinata, priva di orari e di regole. Sicuramente un incentivo alla mia prolificità. La solitudine? A volte diventa maestra chiarificativa. Il rischio è quello di diventare un tutt'uno con il proprio pessimismo. La scrittura è, a mio vedere, un alveo di gioia. Il compiacersi come masochista serve a poco. Io stesso ho sperimentato sulla mia pelle che la tristezza esistenziale genera blocchi. Parlare di dolore, infatti, è poco costruttivo. Tuttavia, invidio quell'alone di menefreghismo generalizzato. Quando il malessere diventa costruttivo e il vagabondare assume il valore di una ricerca personale, ci si libera da ogni stramaledetta convenzione. Questa è la mia idea di fede, vivere assecondandomi al mio istinto e alla mia proverbiale natura. In questo ho posto il mio credo assolutistico. Non nego che in alcuni momenti di sentirmi oppresso da una catena di montaggio stritolante e priva di sogni. Riesco comunque a sconfiggere questi momenti con il desiderio di una vita più autentica, creativa e certamente più stimolante. Vorrei riuscire a interpretare il concetto di vita in piena libertà, invece di osservarlo all'interno di un'ampolla di vetro. Per fortuna l'escrittura mi aiuta ad annullare questa sensazione di soffocamento. È così che il mio pensiero prende forma. Il sapere che potrà arrivare a qualcuno mi consola e mi fa capire che, in fondo, la mia vita non è poi così male. L'idea di semplicità mi attrae. Ho molte passioni e molti hobby. In famiglia, sono sempre stato considerato il ribelle, in contrapposizione a mia sorella, l'alternativa, con i suoi ideali politici e il suo stile di vita. Tuttavia, io sono stato un grandissimo rompicoglioni. Lo sono tuttora. Credo che mio padre padrone abbia rinunciato a capirmi. Di ciò ne sono lusingato perché mi ha insegnato a responsabilizzarmi. A lui faceva paura vedermi così, indomabile e libero, difficilmente controllabile. Mia madre? Mi manca il suo amore. Ho sempre comunque amato superare i miei limiti e facendo scelte che sapessero sorprendermi. Quando cammino per strada, con i miei sogni accesi nel cervello, mi sento in pace e sicuro di me stesso. Per dissentire da questa società malata e qualunquista in cui viviamo, non ho bisogno di andare in giro vestito come Fedez al concerto del 1° maggio. Il mondo partorisce continuamente figli di papa radical chic che girano con in mano ultimo modello dell'iPhone. Né tanto meno mi esprimo con il linguaggio della fisicità del superuomo. La mia personalità mi ha spinto verso determinate scelte e certamente non con il profilo d'esteta. Mi sono messo in gioco contro ogni cultura ipocrita simboleggiata dal perfezionismo. Ho seguito una strada diversa. Sono cattolico ma non disdegno le filosofie orientali. Ma, soprattutto, non ho mai chinato la testa a chiunque abbia cercato di manipolarmi. Sono fermamente convinto che l'amore per la vita trasformi ogni cosa. Che l'invidia e le maldicenze portino sfiga. Che cadere e rialzarsi è un fattore imprescindibile. Che ogni sogno vada difeso, sempre. Sono altresì convinto che noi odiamo negli altri ciò che non vogliamo accettare di noi stessi. Nulla mi spaventa. Qualunque essere umano può essere in grado di cambiare, sempre che lo voglia. Una seconda possibilità va data a tutti per un riscatto. Uno status sociale elevato non garantisce la stima degli altri. Sono convinto che l'essere carrierista non metta al riparo dalle critiche e non regali dignità. Aiutare il prossimo, invece, può illuminare la nostra esistenza. E poi sono convinto di tante altre cose. Scriverei pagine su pagine. Descrivo il mio sentire attraverso la mia scrittura, l'unico mezzo che ho per esprimere ciò che sento. Dissento l'indifferenza, al pregiudizio e alla banalità. Ma, soprattutto, a chi ci vuole allineati e obbedienti. Ad maiora. Sergio Olivieri.